con l'amico Filippo e stiamo per degustare una meravigliosa Lacrima di Morro d'Alba, Fonte del Re, un vino del 2011. Direi che 12 gradi e mezzo è la sua gradazione e possiamo, manironchi la cantina, non so se l'avevo detto, ma così ci siamo, passare alla degustazione. Ma guardiamo il bicchiere, Cristian, questo è il classico colore della Lacrima, è un rosso, che colore, un vino impenetrabile, non vediamo proprio niente al di là del vino. Sì. Ha questi riflessi violacei che comunque ci consigliano e ci dicono che è un vino comunque ancora molto giovane, mediamente consistente, perché comunque i 12 gradi e mezzo si vedono veramente tutti. Stupendi. Bellissimo il naso. Fruttatissimo, wow, direi sentori di sottobosco, frutti di sottobosco come ciliegie, sottospirito, amarene, ribes, frutti di bosco e poi una nota di achenes, rosolio, non so come si chiama. Che si usa per un'esplosione di frutta, veramente. Ottimo davvero. Sentiamo com'è il gusto. È bello secco, sì, comunque morbido, rotondo, non ha praticamente tannini. E beviamolo giovane questo vino qui, quindi vino che va venduto giovane sia dal colore che dalla rotondità che ha, consigliamo di berlo giovane. Sì. L'amarena e la ciliegia li ritroviamo in bocca, ci lascia questa bella bocca fruttata. Assolutamente molto sì. Piacevole. A che temperatura, Cristian? Beh, direi allora un 16-18 e poi direi anche che come abbinamento cos'è che Vale Mazzola cos'ha inventato? Il nostro amico Vale Mazzola ha inventato una tartare di carne con le acciughe dell'Adriatico, e beh, cavolo, è il nostro mare, è da abbinare alla tartare. Quindi, amici di Made in Vino, cin! Ciao! Ciao.